Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Hunter, sono Miria e in questo canale vi porto le mie letture e in questo caso nuovi libri che sono atterrati qui nella mia casa. Eravamo rimasti al book haul del mio compleanno e nel frattempo ovviamente sono arrivati altri libri. Sono stata brava, ma mi smentisco subito perché entro la fine dell'anno arriveranno in casa molti altri libri, perché ogni tanto vi parlo di questa associazione che si occupa di felini, in specifico di solito di felini ma anche di altri animali, e hanno fatto un mega offertone di libri tutta 1 euro. Ho fatto man bassa, ovviamente. Certo, è stata una lotta col coltello fra i denti perché molte occasioni le ho perse, perché pubblicano a tutte le ore, quindi se c'è qualcuno online che è interessato prima di me, ciao libri. Però sono riuscita ad acchiappare tante cose che prossimamente vi farò vedere. Piccola precisazione, mi vedete sempre magari vestita uguale, dite ma questa che combina? Noi preoccupate perché ho una settimana di ferie ad ottobre e che sto sfruttando il più possibile questa settimana, visto che non farò niente di straordinario. Mi sto a casa, mi riposo perché una settimana è pochissima e dopo dovrò essere abbastanza carica perché lavorativamente parlando incomincia un periodo dell'anno piuttosto intenso che durerà fino anche all'inizio dell'anno prossimo. E quindi niente, mi vedete sempre uguale, ma è perché sto registrando i video uno attaccato quell'altro, quindi questo è tanto. Ah, una cosa che non vi ho chiesto, cosa pensate della sigla? Che all'inizio avevo messo all'inizio, poi ho pensato di metterla in fondo. Ovviamente sono musiche gratuite che trovate su YouTube che ho un po' rielaborato. Forse il pezzo che ho scelto è un po' lunghino per essere un trailer, diciamo, del canale, però non mi sentivo di tagliarlo di più di quello mi piaceva quello. Sarà che poi ho strimpellato un po' la chitarra quando ero giovine. Adesso ho appeso la chitarra al chiodo, anche se mi piacerebbe rivedere se mi ricordo qualcosa, qualche accordo. E la chitarra è uno di quegli strumenti che mi entusiasma molto, io adesso suonavo l'acustica ma anche quella elettrica, cioè in generale un po' tutti gli strumenti mi incuriosiscono, soprattutto quelli a corde, tipo il violino o comunque anche il pianoforte. Erano strumenti che quando ero bambina o ragazzina mi sarebbe piaciuto suonare, ovviamente hanno un costo differente e quindi sono andata un po' anche con le tasche dei miei genitori, che cercando di comunque cercare di realizzare i miei desideri, insomma, di sentire anche di andare verso la musica e quindi di approcciarmi anche a questa materia, hanno cercato comunque con le loro risorse di darmi qualcosa, quindi non posso che essere orgogliosa dei miei genitori e grata per quello che hanno fatto fino adesso. E sicuramente anche solo saper strimpellare un po' la chitarra mi è stato molto una parte di me, è una parte imprescindibile di me anche questa. Ma direi che è meglio tornare al video, chiuso parentesi. Insomma, comunque, volevo anche qualche vostro commento rispetto alla sigla che ho deciso, e vediamo i più esperti se riusciranno a riconoscere il libro che ho messo per il trailer. Allora, vi do un aiuto. È un mattonazzo. Questo è ovvio, non l'ho ancora letto, l'avete già visto comunque nei book haul, l'avete visto anche nei mattonazzi, book tag dei mattonazzi, che questo è un aiutone,
e ho un po' il timore di leggerlo. Più di così, non, secondo me ci arrivate, se non l'avete visto guardatevi il tag e sicuramente capite al volo di che libro sto parlando. Ma se qualcuno ci arriva con i primi indizi, applausi e tanto onore, tanto onore, tanta gloria. Vabbè, ciao, torniamo al video, ciao. Quindi, andiamo mese per mese e vi faccio vedere un po' cosa ho acquistato in questo periodo o comunque cos'è arrivato. Ad agosto sono stata bravissima, non ho acquistato niente, mi sono arrivati due libri in modo totalmente gratuito grazie a una collaborazione che sto facendo con Terlizzi Books, che mi dà l'opportunità di leggere diversi libri che ha a disposizione. Al momento sono molto concentrata su due autrici che promuove Terlizzi e sono Laura Costantini e Loredana Falcone. Ho già letto diverse opere, tra cui una trilogia e in effetti in mese di agosto prima di tutto mi è arrivata un libro che era uscito da poco, cioè Trappola a Bosco Lungo, un thriller un po' alla una specie di Grande Fratello in cui, ovviamente questo l'ho già letto e se non l'avete visto vi lascio da qualche parte sopra o sotto il video che ho dedicato a questa lettura, è una specie di Grande Fratello con una caccia al tesoro e molto interessante, una caccia al tesoro con indizi basati su pascoli, no, su leopardi, su degli scritti dei leopardi, quindi è stata una lettura molto interessante e accattivante che mi ha fatto catturare l'attenzione su queste due autrici, queste scrittrici a quattro mani ma a una testa, e quindi nel contempo, nello stesso mese, mi è arrivato anche il primo della trilogia noir che hanno fatto, la trilogia colori, Rosso Violento. Qui andiamo un po' più nel noir, quindi un libro un po' più violento dove c'è un pericoloso serial killer. Le vicende ovviamente si sviluppano comunque sui tre libri, sono tutti comunque autoconclusivi, ognuno ha la sua indagine e la sua conclusione, ma comunque c'è un filo logico che segue un filo logico della storia dei vari personaggi protagonisti che ci troviamo di fronte. Quindi a settembre ho ricevuto quindi gli altri due della trilogia, quindi Verde Profondo e Giallo Sporco. Anche qui avete un video a parte per Rosso Profondo e poi una recensione completa di tutta la trilogia. Sempre a settembre due libri ho preso, uno in edicola che è una collana interessante che sta uscendo adesso in questi giorni, Degli Amori Eterni, questo ovviamente era il primo, Frida Kahlo e Diego Rivera. Mi sembra anche abbastanza corposa, insomma, è analitica, adesso non l'ho ancora letta, il libro comunque è bellissimo anche esteticamente. Non ho intenzione di fare tutta la collana, ma solo alcune coppie che mi interessano. Adesso poi vedo come recuperarle. Nel contempo, a settembre, è uscito anche un nuovo King. È da un po' che non leggevo il mitico Re. Nel frattempo, mi smentisco anche qui subito perché lo sto leggendo adesso, con Le Notti di Salem, proprio giusto giusto per Halloween. Adesso voi vedrete il video più avanti, però sto registrando che ancora è ottobre. E mi sono detta perché non leggere anche qualcosa di nuovo nel frattempo per comparare magari il suo stile di scrittura e come sta progredendo. E quindi ho preso Fairy Tail. Questo è edito da Sperling & Kaffer. E il prezzo è 20,81 euro.
guardato un po' le recensioni, devo dire, degli amanti del re, vedo che alcuni sono un po' delusi, altri confermano che è sempre nel suo stile. Forse non è stato l'acquisto migliore, il libro migliore fra i nuovi che potevo scegliere, però ancora non l'ho letto, quindi vi saprò dire poi più avanti. E questo è il mese di settembre, sì. Il mese di ottobre. Il mese di ottobre si è aperto con un'offerta a Mondadori. Io che di solito sono abbastanza restia a queste offerte, acquista due libri e ti regaliamo un gadget, sono sempre riuscita a resistere, stavolta no. Anche perché sono capitata così a fare un giro in libreria e ho visto che c'era questa promozione. Si tratta di quella della Mondadori, quindi acquistando due classici Oscar Mondadori, in omaggio c'è uno zaino che è veramente fatto molto bene, non che mi mancassero gli zaini. Però questa volta sono stata vittima del marketing. Sono sicura che comunque lo userò anche questo zaino perché è molto capiente, ci sono diverse tasche, è molto pratico e utile. E quindi lo userò. E poi questa era una bella scusa per acquistare due libri che volevo assolutamente. Uno, dopo aver visto un video di Martina Iman The Books che riguarda Dino Buzzati, ho deciso di recuperare La Boutique del Mistero, che è una raccolta di racconti di questo scrittore. Mi sembra di aver letto tantissimo tempo fa, magari all'epoca della scuola, il suo più grande successo, Il deserto dei Tartari. Non mi ricordo niente, quindi magari sto dicendo una castroneria e non lo lessi all'epoca. Però mi sembra che a scuola ce l'avevano messo in qualche lista di libri da leggere, non lo so. Non mi ha lasciato niente, ma sono passati anche diversi anni, forse effettivamente non lo lessi all'epoca. Vabbè, comunque adesso questa raccolta di racconti mi ispira molto, quindi ho voluto provare a prenderla. Ma ero andata principalmente per un altro libro, un vero mattonazzo, che non ha messo in effetti nel tag dei mattonazzi, mi è venuto in mente dopo, ma ci stavo proprio a pennello, e cioè questo mattone, il mitico Don Chisciotte. È veramente un bel pietrone. Mi mancava tra i classici che ho in casa, anche in ebook non ce l'avevo, e mi sembra una di quelle opere che prima o poi nella vita bisogna leggere, forse anche nella mitica lista dei 100 libri da leggere prima o poi, quella fantomatica della BBC, che poi non è in realtà quella della BBC ma è rifatta, vabbè. Comunque quella, e quindi ho detto intanto lo prendo, poi verrà anche il suo momento. Gli ultimi due libri sono due acquisti che ho fatto in edicola, perché oltre a fare spesso salti in edicola, in libreria vado anche spesso in edicola. Allora, sono anche qui due collane, una che non ho intenzione di proseguire ma volevo solo il primo volume. Si tratta di uno studio sulla lingua del gre il greco. Non lo conosco, ho studiato un po' di latino a scuola, è una lingua che mi piace molto, il latino. Il greco ha un alfabeto completamente diverso e difficile, però qui ci sono delle piccole spiegazioni, mi piacerebbe insomma conoscerlo e vedere com'è. Ovviamente la collana prosegue parlando anche di altri temi, quindi sono molto interessanti, però adesso io mi fermo qui. Giusto un assaggio, voglio fare così. Poi magari si può sempre approfondire in altri modi. Poi, fresca fresca, a di fine ottobre, è questa collana di thriller giapponesi che mi ispira, uno mi ispira più dell'altro, ma uno ce l'ho già, tra l'altro appartamento 419, insomma adesso non mi ricordo, comunque quello lì ce l'ho già. Intanto però ho preso il primo perché non poteva sfuggirmi, è un Murakami Haruki nel segno della pecora. Qui forse li farò quasi tutti perché ci sono tanti titoli che mi ispirano. Ovviamente non è mai finita la passione per il Giappone, ogni tanto mi riciccia fuori e quindi quando c'è qualche titolo
Lo acchiappo molto volentieri. Ah, non vi ho detto i prezzi. Allora, questa collana esce a 8,90 € l'uno. A 8,90 € l'uno. Se non ci sono delle variazioni. Mentre quella del greco sono 6,90 €. I libri invece di Oscar Mondadori, la boutique del mistero è 12 € e il mitico mattonazzo del Don Chisciotte 18 €. Quello di Frida Kahlo era 6,99 mi sembra. O forse era il primo, era 1,99 e poi tutti gli altri sono a 6,99 €, una cosa del genere. Bene, a parte gli ebook che ho letto tutti perché erano omaggi e quindi un senso più di responsabilità, diciamo, di chi si mi offre gratuitamente una lettura, mi sento quindi di dover dare subito spazio a queste letture e anche di farvele conoscere. Soprattutto credo che Costantino e Falcone siano un duo fantastico e che dovete conoscere meglio. Anzi, se c'è qualcuno che le conosce, fatemelo sapere che così ci confrontiamo e se non le conoscevate, e adesso sì, fatemi sapere cosa avete intenzione di leggere. Se invece avete letto qualcos'altro dei libri che vi ho mostrato, se anche voi siete appassionati di collezione in edicola, scrivetemi e ditemi cosa avete acquistato anche voi recentemente o nel corso degli anni. Lo spazio per i commenti è sempre dedicato a voi. Come sempre vi ricordo di lasciarmi un like se volete e di iscrivervi al canale se non lo siete. Detto questo, ci vediamo prossimamente in un nuovo video e nel frattempo fate tante buone letture. Ciao ciao!